Le novità sono tante. Innanzitutto si comincia a parlare di Sagra del Mandorlo in Fiore già a fine luglio, ma soprattutto il Comune di Agrigento e il distretto turistico Valle dei Templi presentano l'avviso pubblico di gara negoziata per l'aggiudicazione del servizio di progettazione della manifestazione. In pratica, entro il 15 agosto verrà pubblicato il bando rivolto ad associazioni, imprese, cooperative e raggruppamenti che potranno presentare entro un mese la loro proposta per organizzare l'intera kermesse con tanto di iniziative collaterali. Il tutto partendo dal contributo pubblico di circa 300.000 euro e seguendo una serie di linee guida obbligatorie già prestabilite. L'obiettivo è aumentare il livello qualitativo dell'evento e soprattutto promuoverlo già a partire da ottobre. La commissione selezionerà i 3 progetti migliori che passeranno nelle mani del Comune, che avrà l'ultima parola avviando la procedura negoziata. Sulla base dei limiti delle edizioni precedenti abbiamo voluto innanzitutto aprire con il massimo della trasparenza alle migliori idee progettuali che verranno presentate per la migliore realizzazione dell'evento e quindi attraverso un bando pubblico la selezione della migliore idea progettuale sarà appunto selezionata e sarà quell'idea progettuale con la quale andremo a realizzare dal mese di ottobre già prima la promozione e poi la realizzazione dell'evento. Quindi la grandissima novità è quella dell'assoluta trasparenza del bando pubblico, la migliore idea progettuale che chiaramente dovrà avere dei requisiti. L'idea base è quella soprattutto di allungare il più possibile la permanenza e quindi la durata dell'evento e la permanenza qui dei turisti. Quindi diciamo che l'avviso che abbiamo predisposto, che per il quale procederà il giorno 15 agosto, i criteri pubblicati all'albo pretorio, prevede che saranno premianti quei progetti che avranno allungato il più possibile la gestione dell'evento stesso, quindi da 2 a 6 settimane noi diciamo, poi i progettisti saranno nelle condizioni di poterlo fare. Ma poi dal punto di vista culturale stiamo cercando, tentando di risvegliare qualcosa nella città di Agrigento, cercando di chiedere ai progettisti, quindi alle imprese che dovranno progettuare, di coinvolgere le situazioni folcloristiche locali e le scuole soprattutto, che riteniamo possa essere il primo bacino d'utenza dell'evento Sagra oggi ma anche soprattutto per il futuro. Stiamo cercando di fare qualcosa che non si è mai fatto qui, cioè stabilire dei criteri per la selezione che non tengono conto semplicemente del fatto che c'è un festival internazionale con una serie di gruppi 10, 12, 15 che provengono da tutte le parti del mondo, ma far diventare questo evento un evento che abbia una caratteristica più vasta, che abbia segua il solco, anche la scia delle tradizioni popolari nostre, perché non dobbiamo dimenticare che si tratta di una festa del folklore che si lega ha una fortissima tradizione che abbiamo. Le premesse sembra ci siano tutte per avviare finalmente una progettazione degna per una manifestazione che merita un serio rilancio.